Eccoci qui, una nuova puntata di Chiacchiere in Calottina. Abbiamo salutato il campionato di Serie A femminile e maschile con la vittoria degli scudetti di Catania in campo femminile e di Brescia in campo maschile, la vittoria della Champions League della Pro Rec. Ora ci concentriamo sulla Serie A2, specificamente sulla Serie A2 femminile, perché questo weekend iniziano i play-off e play-out in campo appunto femminile. Andiamo a vederli allora gli accoppiamenti dei play-off di A2 per la promozione in Serie A1. Ci sarà appunto il primo Roma Vis Nova Pallanuoto contro Briz Nuoto, è il primo accoppiamento. Secondo accoppiamento Como Nuoto contro Rarinantes Bologna. Il terzo Acqua Chiara contro Velletri. Il quarto NC Milano contro Rapallo Pallanuoto. Proprio rispetto a quest'ultimo, Milano contro Rapallo, abbiamo ascoltato due protagoniste della squadra milanese, due sorelle, Anna e Laura Repetto, che da 3 anni ormai a questa parte giocano insieme, sempre nel Milano. Ci hanno raccontato come è andata la loro stagione fin qui, l'esperienza anche di giocare in A2, un campionato a cui forse non erano abituate. Che cosa si aspettano da qui in avanti, soprattutto contro il Rapallo? Sentite. No, per me è stato un po' un anno diverso, nel senso, veramente da quando sono piccola, sono sempre stata abituata alla 1 da panchinara e poi a giocatrice un po' più vera e propria, ecco. Quindi era un po' un mondo nuovo. Avevo giocato solo un anno da veramente piccola a Osio in A2 e mi ricordavo appunto che fosse un mondo nuovo, un mondo totalmente diverso dalla 1. È molto più fisico e meno tattico, perché appunto c'è un po' meno allenamento dietro, giustamente. Però direi che quest'anno alla fine è stato un buon compromesso, nel senso, eravamo una squadra quasi tutta nuova, tante giovani, e abbiamo ritrovato un po' anche solo il divertimento di giocare con tranquillità di testa, non solo così tanto attaccati al risultato, magari di dover far risultato per arrivare nel punto dove ci si era prefissati o per cercare di salvarsi a tutti i costi, eccetera eccetera. È stato appunto un anno un po' più tranquillo, un po' più divertente, devo essere sincera, spensierato anche, e un po' meno anche, devo essere sincera, tosto dal punto di vista di mole degli allenamenti e cioè proprio ore spese per allenarsi, ecco. Poi forse lo sarebbe stato anche in A1 col fatto di stiamo fermi, c'è il Covid, non c'è via la piscina, ci spostiamo di qui o di là, però direi che è stato un bell'anno. Adesso dovrebbe venire la parte più divertente, quindi speriamo in bene, dai, però un buon voto quest'anno, ecco. Molto più spensierato, volevamo far bene, comunque la squadra era nuova, era molto più giovane, tante ragazze sono venute da fuori, siamo tante lombarde, quindi una cosa che magari in A1 non succede, perché veniamo tutte da fuori, c'è proprio la campagna, invece adesso era molto più, cioè ci conoscevamo tutte noi giovani, abbiamo sempre giocato insieme anche quando eravamo fin da piccole nelle giovanili, quindi molto più casereccio, possiamo anche dire. Molto spensierato, molto più tranquillo, come dice Laura, non c'era la pressione del risultato, di far bene, di portare a casa il risultato, appunto, proprio il punteggio. Si va alle partite con molta più tranquillità, ma anche con la voglia di divertirsi, cosa che magari prima era molto più diventato, come, non dico come un lavoro, però era bisognava far bene, cioè alla fine lavoravamo tutto il giorno e tante ore proprio per quello. Invece adesso giustamente sia per impegni, per abitudini e vite diverse che abbiamo tutte rispetto a una giocatrice da uno, ci alleniamo la sera, quindi andiamo solo a menzionare la sera, è molto più tranquillo anche dal punto di vista degli allenamenti, c'è un carico diverso, e comunque
Questo non significa che il nostro allenatore non ci possa allenare tanto, perché ci fa sempre Sì. allenare tanto. Sì, no, nel Però. senso, secondo me il fatto di quest'anno non è tanto dal punto di vista, cioè forse ci siamo spiegate male, il fatto di essere spensierate non è tanto il fatto di dire vado là, tanto non mi interessa niente, oppure faccio una cosa tanto per fare, è fatta sempre con l'impegno e la Assolutamente. passione, la serietà di una serie di A1. Certo è che però in una serie di A2 magari ti puoi permettere uno sbaglietto in più, un allenamento E di divertire. libero in più. Scherzo, però è un'altra cosa, sì, dal punto di vista, da questo punto di Ma vista. ringraziamo il nostro presidente che comunque ci ha dato la piscina e gli spazi acqua anche nel momento in cui un po' più critici dell'anno, in cui c'era ancora tanti contagi, comunque era anche difficile per il nostro presidente aprire la piscina solo per noi, quindi ringraziamolo che ci ha sempre sostenuto sotto questo punto di vista, cosa che invece altre società sono state costrette a star ferme, anche le ragazze a star ferme a non potersi allenare, invece noi abbiamo avuto la fortuna di continuare ad allenarci, di poter stare ancora insieme e vivere anche questo momento così drammatico, anche cioè dove tutti stavano in casa e erano costretti alle mura domestiche, diciamo, invece noi avevamo anche quelle 2 ore d'aria da poter uscire. Poi la formula del campionato giustamente è stata fatta in questa maniera. È un attimo, è stato difficile abituarsi perché eravamo abituati a giocare ogni settimana, quindi anche la preparazione era ogni settimana, ogni weekend giocavi, invece adesso hai una settimana di carico, una non di carico, che giochi, quindi magari un po' più di tattica, però comunque anche non giocare così spesso come giocavamo prima era un attimo, cioè è stato un attimo difficile perché alla fine abbiamo scelto lo sport di squadra per stare insieme, per giocare tutto e ci vediamo costrette alla fine a giocare queste 5, cioè siamo 5 in campionato, quindi queste 10 partite massimo neanche. Che invece in un campionato normale facevi solo l'andata, 5-10 partite, capito? Ma neanche. Per come sono fatta io, non parto mai prevenuta, nel senso vado, vedo, faccio. Non ho forse neanche il tempo o l'abitudine di dire adesso penso a come sarà. No, mi ci ritrovo e vedo com'è la faccenda. Per le ragazze giovani di quest'anno sono molto contenta, nel senso tutte. Devo essere sincera, sono cresciute, hanno fatto un percorso di miglioramento, chi più, chi meno, chi più visibile, chi meno visibile, però mi sento di dire che l'ho visto in tutte e di questo sono super mega contenta e veramente tanto. Poi per il fatto di redarguirle, spero non sia mai successo. Succede che magari cerco di dire qualcosa, guarda, per me bisognerebbe far così, cosa, così, così. Spero di farlo sempre nel migliore dei modi e spero che non venga visto come una cosa cattiva, ma sempre come una cosa di crescita e di miglioramento loro personale, cosa a cui tengo, ma soprattutto della squadra perché siamo fatte per essere una squadra e è giusto che ogni piccolo tassello sommato diventa una moltiplicazione, non più una semplice somma, ecco. Quindi sono veramente contenta, ma di tutte, da quella che è stata con noi dall'inizissimo alle ultime arrivate, da chi ci si aspettava una crescita esponenziale, a chi ha fatto dei piccoli passettini che però sono stati importanti e quindi sono davvero contenta. Prima di tutto, magari un po' più esperta rispetto agli anni scorsi, però sempre giovane, sempre tra le più giovani. Comunque no, alla fine non avevo aspettative per quanto riguarda questo campionato, alla fine ci siamo detti facciamo questo campionato, ritroviamoci tutte insieme, non sapevamo a dire la verità all'inizio che ci fosse o che non ci fosse, ma comunque l'importante era riprendere con gli allenamenti, riprendere a giocare perché è la cosa che ci piace fare. E
invece con le ragazze io sono molto contenta perché alla fine sono qua a Milano, questo è il mio terzo anno che sono qua a Milano e quest'anno è stato bellissimo perché magari gli anni in cui arrivi non sai bene chi ritroverai in squadra, invece quest'anno era proprio gente che io conoscevo, cioè gente che magari giocava con me quando io andavo alle medie ancora, cioè nel senso proprio fin da piccole, quindi è stato bellissimo sotto questo punto di vista. Responsabilità verso la squadra ce n'è perché comunque diciamo c'è sempre le più grandi barra vette che sono Gaia e Laura che hanno sempre quel compito a dire da ardire, ma giustamente perché se non lo fanno loro chi lo fa? Loro insieme a Leonardo. Mentre invece io sono molto più cioè non tranquilla nel senso, però giochiamo, divertiamoci e va bene così. L'importante è far bene, divertirci e crescere tutti insieme, perché alla fine, come dice Laura, le piccole sono cresciute, ma tutte insieme siamo cresciute, perché alla fine abbiamo imparato a giocare insieme, cosa che prima cioè, non facevamo, anche perché non avendo mai giocato tutte insieme questo gruppo, o comunque gente che è abituata alla 1, gente che non conosceva altre persone, quindi abbiamo fatto le nostre partite e siamo cresciute proprio come gruppo. E vabbè, anche per lei gli anni passano, quindi giustamente ognuno si prende le sue responsabilità, no? Devo essere sincera, giustamente si prende più responsabilità, ma come è giusto che sia, il campionato detta legge e quindi lei risponde, ecco. Come è giusto che sia, a dire la verità, devo essere sincera. Tutta la squadra e ogni membro della squadra penso sappia qual è il suo compito, cosa può portare di più alla squadra in generale. Quindi ognuno ha chiaro quello che deve fare e quello che non deve fare. E penso che forse è anche per questo che piano piano stiamo sempre di più migliorando. Cioè, ci stiamo capendo sempre di più meglio, detto un po' così. E quindi sì, penso sia questa la cosa, ecco. È bello non solo giocarci, ma proprio starci insieme, proprio perché io, come ti avevo detto 3 anni fa, era appunto avendo 6 anni di differenza tra me e lei, non abbiamo mai avuto l'occasione e l'opportunità di stare insieme, ma anche vuol dire vivere insieme, proprio perché lei è andata via il primo anno a Firenze quando io andavo ancora alle medie, forse. E quindi, capito, non sei ancora, cioè non stringi ancora quel legame che hai magari con la sorella, proprio perché poi mille impegno, cose. Invece sono molto contenta, super contenta del legame che si è creato ancora di più con Laura. E se devo essere sincera, magari pensare un giorno di dover cambiare squadra, di dover andare lontano di casa, senza avere neanche la certezza di avere lei. Un attimo, cioè ci penso un attimo, ci dovrei pensare un attimo. Invece a Milano alla fine dicevo, ok, sono vicino a casa, però dici proprio alla fine hai la sorella, cioè vivi insieme a lei, giochi insieme a lei, passi del tempo con lei, cosa che invece se vai tutta dall'altra parte e cresci come persona, però dall'altra parte dico, cavolo, a me piace questa realtà che si è creata, alla fine sono a Milano, vivo, studio, e faccio le mie cose. E c'è lei, per me questa è una certezza. Cioè, ci conosciamo molto bene, anche da uno sguardo capiamo cosa pensa, co cosa sta vivendo quell'altra, quindi in acqua questo si vede, penso, e si capisce, cioè ci capiamo, sì, questo è vero. Mi ripeto perché almeno io personalmente, ma mi sembra abbastanza tutta la squadra, abbiamo cominciato il campionato come, ok, siamo iscritte, ci siamo, siamo una squadra, ci siamo iscritte, via, si parte. Quindi è stato molto così, un po' alla cieca all'inizio, via, partiamo, bisogna fare il meglio, cioè cerchiamo di fare il meglio che possiamo e via.
Poi certo, ognuno piace vincere, quindi quando si è nell'arena qui si mangiano anche i leoni, quindi sì, abbiamo cominciato così, poi certo, piano piano al giro di boa, quindi a metà campionato, conoscevamo appunto, cioè avevamo appena giocato contro le avversarie, quindi abbiamo detto a questa bisogna stare un po' più attenti di qui o bisogna migliorarsi di là perché all'andata abbiamo sbagliato tanto di qui, quindi anche lì c'è stata un po' una crescita dal girone di andata al girone di ritorno, appunto perché non eravamo più le outsider che non conoscevano nessuno, ma avevamo appena giocato con le altre, comunque ci eravamo un po' anche documentate, ecco, quindi su quel punto di vista, cioè sul punto di vista campionato è andata un po' così. Adesso purtroppo il vincere diventa un po' una droga, quindi più vinci più vuoi vincere. Adesso siamo un po' in questo mood, abbiamo vinto finora, ci è piaciuto così tanto, vogliamo continuare. Quindi vediamo, diamo il meglio come sempre. E speriamo di continuare su questa bella via, ecco. Come dice Laura, un po' in maniera così un po' ignorante, senza saperne di niente, di nessuno. Abbiamo iniziato senza troppi obiettivi, l'importante era fare bene, divertirci, crescere tutte insieme e cercare di conoscerci anche per cercare di giocare nella maniera migliore, partita dopo partita. Per quanto riguarda questi playoff che ci attendono, diciamo che cerchiamo di fare meglio. Alla fine, fino adesso è andata così, ci sono stati molti errori da parte nostra, comunque siamo cresciute allo stesso tempo, quindi cerchiamo anche adesso di far meglio. Come dice Laura, adesso si vuol vincere, adesso arriva la parte bella dove abbiamo lavorato fino adesso, quindi è un peccato o comunque tirarsi indietro, cercare. Cioè, quello che vogliamo fare è sempre bene, ci vogliamo provare. È ovvio che rispetto al campionato queste sono partite a sé stanti, quindi non c'entra, cioè si chiude una parte di girone, cioè di campionato, di gare e ne inizia una totalmente a sé stante, senza esiti scontati né nulla, quindi ci saranno diverse insidie, possiamo dire, e bisognerà prestare molta attenzione a questo, cercando sempre di fare il meglio, proprio perché non abbiamo questi grandi obiettivi o comunque siamo anche magari scaramantiche, non vogliamo dire niente, però vogliamo far bene. Questa è la settimana, proprio perché domenica giochiamo con il Rapallo, gara 1. Quindi questa è la settimana dove si prepara la partita e quindi piano piano iniziamo a studiare l'avversario e tutto. Possiamo dire che ci sono due ragazzi che hanno giocato con noi 2 anni fa, quindi diciamo che conosciamo alcuni dei loro punti di forza, che possono essere questi due ragazzi di più esperienza, che comunque avendoci giocato tutto un anno intero e anche l'anno scorso comunque le abbiamo viste in altre squadre, ma sempre nel campionato da uno, possiamo dire di conoscere qualcosa di loro. Poi comunque sta tutta la partita, chi se la gioca meglio. Loro sono, secondo me, almeno per l'esperienza che ho avuto, le squadre liguri sono un po' le russe dell'Europa, nel senso, non puoi stare mai tranquillo con le russe, è sempre così, sei lì che dici, ah, oh, sto vincendo di 5, ti giri e stai perdendo di 1, è un po' così. Con le squadre liguri, e cioè, il Rapallo lo metto assolutamente dentro, mi sento un po' di non star mai tranquilla, perché hanno sempre questa grinta pazzesca, i fondamentali li hanno inventati loro, quindi sono fortissime tecnicamente anche stanno, cioè, sono molto brave, quindi non si può star tranquilli assolutamente, bisogna entrare con la testa, la grinta e assolutamente mai sedersi e dire ah, ci sono, ho fatto, perché veramente basta poco loro che riescono a ribaltare la partita. Non so come, perché veramente è assurdo, però mi sento di dire questa cosa perché è successo già altre volte e purtroppo è così.
Rispetto ai playout, invece, ci concentriamo appunto anche qui sul vedere quali sono gli accoppiamenti proprio per i playout con AN Brescia contro Rarinantes Imperia, Volturno contro Napoli Nuoto, Locatelli Genova contro Primogest Cagliari, Cosenza Pallanuoto contro Castelli Romani. Rispetto all'accoppiamento tra Locatelli e Cagliari, abbiamo ascoltato due protagoniste dalla parte di Cagliari, due donne, due ex atlete di altissimo livello, stiamo parlando di Simona Abate e di Sara Pedrazzini. Simona Abate la conoscete tutti, insomma, ha fatto anche parte del gruppo della nazionale, vincendo anche medaglie a livello europeo, scudetti e coppe campioni, coppe europee. Sara Pedrazzini lo stesso, ha giocato anche a Roma, dove ha vinto anche una coppa Len, due donne che hanno deciso di sposare il progetto Cagliari. Sara è di Cagliari, ci hanno raccontato com'è da donne affrontare un campionato con delle ragazze molto più giovani di loro, con un'esperienza anche diversa. Soprattutto con loro abbiamo fatto una chiacchierata rispetto alla vita, allo stile di vita. Sara è mamma di tre bambini, è ritornata in acqua più volte dopo tutte e tre le gravidanze. Sono due amiche che fanno del loro rapporto anche simbiotico in acqua la loro forza. Ci hanno raccontato proprio anche questo: cosa significa essere donna, mamma e compagna e dover e poter avere tutto il diritto di giocare in Serie A2 e insomma giocarsi anche qualcosa di importante. Sentite. Cosa? Beh, diciamo che mi piaceva un po' il progetto di questa società e mi piaceva abbracciarlo perché era una squadra che secondo me era stata poco valorizzata negli anni, una società che aveva voglia di investire tanto in questo settore, che aveva un potenziale con la loro struttura che era veramente molto alto, però diciamo un po' per come era collocata un po' in Sardegna, quindi su un'isola, un po' per una questione loro forse di inesperienza. Non avevano, secondo me, avuto le giuste soddisfazioni o comunque non avevano, non erano riusciti, a, diciamo, a costruire un campionato che gli permettesse di poter avvicinarsi almeno e provare ad avere dei risultati. Poi era un gruppo di ragazzine molto giovani, che comunque, con grande approcciavano a questo campionato di Serie A2. E che comunque speravano ovviamente di quello che sperano tutte le di sognavano di i playoff, di poter magari un giorno anche arrivare nella Serie A1. Quindi, insomma, diciamo, tutto questa loro voglia, questo progetto iniziale mi fece decidere di tentare, insomma, di andare fin giù lì, poi in un posto meraviglioso, quindi voglio dire, stavo andando anche in un posto bellissimo. Ed è lì che poi ho ritrovato Sara, praticamente. Ci siamo incrociate un anno in Serie A1 nella Roma, quando io arrivavo in questa squadra, e lei praticamente andava via. Quindi lei aveva appena disputato il campionato di A1 e vinto una Coppa Len con la stessa squadra, e io arrivavo quando lei aveva finito l'anno e non ci siamo quindi incontrate in quella squadra, però ci siamo conosciute, quindi è stata una conoscenza breve ma intensa, diciamo. Poi ci siamo ritrovate a Cagliari insieme perché lei nel frattempo pure lei era rientrata, poi vabbè lo racconterà lei, e quindi praticamente è stata la prima poi che mi ha accolto perché era anche la più grande come me, insomma, quasi coetanea, quella più grande che mi ha accolto lì quando sono arrivata in Sardegna. Quindi c'è stato questo remember della nostra conoscenza, però poi in realtà in quell'istante che abbiamo iniziato questo percorso insieme pallanuotistico è iniziata anche poi la nostra grande amicizia perché in effetti poi al di là della pallanuoto e di quello che abbiamo condiviso in questi anni pallanuotistici, invece poi siamo rimaste subito legate anche dall'amicizia, quindi ci siamo assolutamente subito viste anche d'estate, vacanze, weekend, lei veniva a Napoli, io andavo a Cagliari, quindi poi è nata diciamo una grande amicizia che a volte noi scherzando diciamo il nostro grande amore. Io sono di Cagliari, quindi sono tornata a vivere qua. Ho iniziato in realtà che non sapevo neanche nuotare a 19 anni. Mi hanno preso dalla palestra, mi hanno visto alta con le braccia lunghe e hanno detto:
portala a giocare a pallanuoto, e mi hanno messo infatti subito in porta, perché la loro intenzione era già quella, ma poi ovviamente non avendo una tecnica di nuoto e tanto meno di pallanuoto non potevo fare nient'altro. Mi è piaciuta subito questa pallanuoto, perché io venivo dall'atletica leggera, ero campionessa sarda di salto in lungo, quindi è uno sport individuale completamente diverso da quello che ti dà per uno sport di squadra, e quindi soprattutto adesso vabbè con Simone e anche con le ragazze che ci sono a Cagliari, però la prima squadra, la squadra originale, la prima della Promogest, noi siamo, sono le mie migliori amiche, nonostante abbiamo tutte età completamente diverse, storie di vita completamente diverse, una abita a Courmayeur, una alla Maddalena, insomma tutte sparpagliate, però dopo 20 anni ci sentiamo ancora e ci ritroviamo come se fosse il primo giorno, perché questo sport secondo me ti unisce in modo particolare quando c'è un'alchimia in acqua, perché poi ci sono delle squadre con cui questo rapporto non c'è stato, con loro c'è stato e adesso l'ho ritrovato infatti anche con Simona, motivo per cui il nostro legame in acqua in realtà poi è diventato un'amicizia vera, e noi ci vediamo, come ha detto lei, anche fuori da quello che è il campo, ma abbiamo fatto un sacco di viaggi insieme, io da lei, lei da me, e quindi insomma questo è il motivo per cui a 41 anni, perché ne ho 41, 3 figli, lavoro eccetera eccetera, ancora sono sui campi. Ti manca, cioè ogni anno io dico questo è l'ultimo anno, se l'anno prossimo mi vedete indossare il costume bloccatemi, in realtà poi quando arriva settembre-ottobre mi manca proprio fisicamente entrare in acqua, avere quel rapporto di squadra, sentire le mie compagne di squadra, far parte di un gruppo, perché poi è quello in realtà, nonostante ti dico onestamente ci siano grossi problemi organizzativi, soprattutto quest'anno col Covid, noi siamo in una piscina che non è la nostra, abbiamo solo 2 corsie per nuotare, quindi in realtà poi l'allenamento è proprio ridotto al minimo, le partite che stiamo disputando in realtà sono i nostri allenamenti, perché poi per il resto noi non ci alleniamo, comunque quest'anno io sono stata chiamata perché l'altro portiere che aveva preso il mio posto quando ero incinta ha detto di no, non se la sentiva. Io non dico di no. il capitano, il comandante abbandona per ultimo la nave, quindi ho detto vabbè, mi metto in gioco ancora. Comunque mi dispiace se la squadra, se la società, che è l'unica in Sardegna, alla fine retrocede, quindi se finisce il capitolo pallanuoto femminile in Sardegna mi dispiacerebbe molto, quindi per questo che adesso andiamo a disputare questi playout con il coltello tra i denti, perché dobbiamo fare i salti mortali pur di vincere. Io li chiamo gli schemi familiari, in cucina la mattina quando mi sveglio alle 6 dico allora questo lo devo accompagnare a quest'ora, devo andare a lavorare a quell'altra, il piccolino lo lascio lì, è una questione di incastri e di organizzazione che è molto faticosa, ovviamente non lo metto in dubbio, ovviamente il mio compagno mi dà una mano, anche lui è uno sportivo, un allenatore di basket e quindi capisce benissimo qual è la mia passione, perché la stessa è la sua, e quindi ci diamo una grossa mano in questo e ci incastriamo nella giornata. Gli altri 2 figli, a parte quello di 1 anno, sono abbastanza grandetti, per cui un po' studiano da soli, se c'è bisogno di essere accompagnati con altre persone lo fanno, quindi però certo c'è un'organizzazione alla base che non è indifferente, una staffetta, quando finisce tutto alle 11:30 di sera uno si sdraia e dice anche oggi ce l'ho fatta, però poi quando entri in acqua la stanchezza e la fatica devo dire che vanno via, anzi esci che sei pronto ad affrontare il finale della giornata, che poi non è il finale perché alle 7 di sera quando io esco tante cose ancora da fare, però ti ricarica, ti dà quell'adrenalina che ti dà quello sprint per arrivare poi alle 11:30, quindi dai, energia, diciamo. Ma che secondo me energia. A lei fa bene, perché ogni volta che la chiamo, che vado lì mi perdo nelle sue 1000 organizzazioni. Ogni volta, Petra, cosa stai facendo? Sto cucinando, Petra, cosa stai facendo? Sto preparando, aspetta, sto sistemando i bambini, aspetta, così, qua, tra le sue 1000 cose, poi arriva in piscina che io sarei morta, io, e lei entra e poi magari fa il partitone, è in super forma, io dico,
dopo tutto quello che hai fatto, c'hai la forza pure di fare il super partitone. Lei fa, sì, se mi fermo sono perduta, meglio così. Questione di provarlo, poi quando sei là le fai, le sportive soprattutto sono abituate a fare più cose insieme, quindi magari fai il sugo, nel frattempo attacchi una lavatrice, poi corri a portare tuo figlio e ti fai 1000 chilometri di riscaldamento. Non me l'aspettavo fin quando non ho capito quello che volevo e poi ho fatto di tutto per conquistarlo, diciamo. Magari se ti dico che all'inizio odiavo nuotare, mio padre quasi mi costringeva ad andare in piscina, ma io inventavo tutte le scuse possibili e immaginabili perché odiavo andare in piscina. E poi invece è nato il grande amore con la pallanuoto che si svolge in acqua, in piscina e che alla base comunque bisogna nuotare, quindi un controsenso, però non lo è forse perché il fatto, come diceva anche Sara, di uno sport di squadra crea delle dinamiche molto diverse da uno sport individuale innanzitutto. E poi forse proprio il tipo di sport, non lo so, il tipo di gioco, quando ho iniziato a praticarlo, devo dire che già da molto giovane mi ha stimolato tantissimo, mi dava proprio una passione forte che lo sentivo come un desiderio, tanto da mettere da parte tantissime cose pur di portare avanti quelli che erano i miei obiettivi. E quando ci sono state infatti le occasioni di mettermi in gioco, quando poi inizi a crederci in qualcosa, quando poi iniziano, arrivano delle occasioni e tu ci credi e ci metti ovviamente tanto impegno, no? Tanta dedizione, perché si fanno dei sacrifici comunque non indifferenti, però poi si riescono anche a realizzare certi sogni, come quelli sportivi. L'anno che ero a Roma, ho giocato come secondo portiere nell'Ecofin Roma, per me è stata un'esperienza bellissima perché avevo compagni di squadra del calibro di Araujo, Valcai, quindi è stato un anno d'oro. Poi avevo la bambina che aveva 4 mesi, sono tornata subito dopo il parto, quindi abbiamo vinto il campionato e abbiamo vinto la Coppa Len, quindi siamo partite ad Atene, a Budapest, insomma abbiamo fatto il giro d'Europa. A Budapest addirittura è venuta anche la bambina che veniva chiamata la mascotte, aveva 7 mesi, c'era un freddo terribile, mi ricordo, buttata in quegli spalti e poi a -10. E quella ovviamente è un'esperienza che mi è rimasta nel cuore. Come diciamo livello, è stato il livello più alto che penso nel mio caso raggiungere come e devo dire che anche le emozioni e le sensazioni che ho provato quando ho iniziato, che nessuna di noi della squadra originale alla fine faceva pallanuoto, c'era chi nuotava, chi magari faceva palestra, e avendo un gruppo molto compatto riuscivamo a vincere i campionati sardi, andare a fare tutti i playoff, siamo saliti di categoria, abbiamo portato la squadra dalla Serie C alla Serie A, quindi quello è stato molto bello. Ogni volta che ricordo, che ho i ricordi della pallanuoto, quelli sono i ricordi più vivi, devo dire, perché il gruppo fa molto nello sport, anche se non è allenamento, anche se sei stanco, poi se entri in acqua con la tua compagna di squadra, ti guardi negli occhi e ti capisci, non c'è allenamento che tenga. Che si è realizzato, quindi per me l'esperienza più bella sportiva che ho fatto sono state le Olimpiadi. Sia conquistarle, quindi la fatica di conquistarle e poi il piacere di viverle. È una cosa che è veramente unica, un'emozione unica, perché lì non è che vivi solo un'esperienza pazzesca rispetto al tuo sport, ma lì vivi lo sport in generale, quindi ti confronti con tutti gli altri sport, con tutti gli altri sportivi del mondo, quindi è un'esperienza secondo me unica per uno sportivo, ecco. Per la mia esperienza che ho vissuto sia da ragazzina che da adulta, posso dire che mettendomi nei loro panni capisco che sicuramente proveranno una sorta di stima e quindi anche emozione nel confrontarsi magari con l'atleta un po' più grande, un bel po' più grande, più esperta, misto un po' a paura perché a volte magari vuoi ambire a raggiungere comunque a migliorare, però a volte poi ti spaventa anche il confronto con l'atleta più grande che magari tipo con la compagna di squadra più grande che magari diciamo può anche tra virgolette
richiamarti, tra virgolette, ecco, magari guidarti in quello che stai facendo, ma anche nell'errore, ecco. Quindi io magari da piccola la vivevo così, cioè io palleggiare, giocare con quelle più grandi che avevano avuto delle esperienze, per me era oro colato, qualsiasi cosa loro potessero dirmi, qualsiasi consiglio, ero lì con gli occhi sbarrati a sentire tutto quello che potevano dirmi, ed era una grande emozione, ecco, dove a volte cercavo di fare bene e non sbagliare proprio per non deludere in quel momento la compagna più grande che cercava di insegnarmi qualcosa. Io credo che sono grandi occasioni, così come lo è stato per me quando ero piccola, credo che anche per loro sono delle occasioni importanti, perché ti confronti, perché hai un consiglio in più, perché hai in acqua, che è diverso dall'allenatore che è fuori, che comunque può darti indicazioni e può darti grandi insegnamenti, però puoi avere una compagna di squadra esperta. Tu lo vedi sul campo il consiglio che può darti, quindi è pratico, e poi allo stesso tempo è una tua compagna che sta soffrendo con te, quindi può anche insegnarti a condividere in quel momento l'emozione, che può essere un'emozione di paura, di tensione per la partita, di gioia nella vittoria, anche di tristezza durante una sconfitta. Quindi credo che sia una cosa positiva. Quello che io dico quello che io dico loro è cerco di, forse a volte anche con tanta foga, cerco di trasmettere il più possibile tutto quello che posso, perché in quell'ora di allenamento, che poi quest'anno, come diceva Sara, sono state ridotte per via di quello che è accaduto, quindi senza piscina e con poco spazio, però anche in quel poco tempo, in quel piccolo spazio, cerco di trasmettere tutto, ecco, dal braccio alla posizione, da uno schema, però poi più di tutto credo, quello che ho sempre cercato di trasmettere a ragazzi più giovani di me, che erano miei compagni, qualche volta sono state anche mie atlete quando ho allenato qualche squadra giovanile in questi anni, era cercavo di trasmettere messaggi positivi, messaggi dove loro devono credere in quello che fanno, dove devono metterci la voglia più che la tecnica, perché come diceva Sara, il gruppo e il carattere fa tanto, e laddove non arriva un braccio ma arriva la voglia, fa tanto, fa la differenza comunque. Laddove c'è grinta, c'è convinzione, c'è passione, cambia tutto. Cambia comunque il risultato delle cose. Lo può fare perché la storia ce l'ha insegnato, la storia della pallanuoto anche, e di chi ha giocato prima di noi. E quindi quello che a loro cerco di trasmettere è la mia grinta proprio, la mia tenacia e il non mollare mai. Se sei all'inizio, se sei alla fine, durante, se stai perdendo, se stai vincendo, uno deve crederci sempre, deve dare non il 100%, dico 101%, sempre qualcosa in più. Questo argomento non sono molto contenta, perché penso che insomma in 20 anni di pallanuoto ho visto varie età. Generazione. E purtroppo vedo che le giovani d'oggi sono poco umili e poco vogliose di apprendere dalle grandi. Hanno poca voglia di ascoltare. Quelle invece che sono determinate e vogliono giocare, vogliono continuare, ascoltano e vanno avanti. Però questo cambio generazionale io purtroppo l'ho notato in tutti i settori, anche nella scuola, è cambiato proprio l'approccio del giovane a quello più maturo e quello più grande. Io mi ricordo che quando ho iniziato, che comunque avevo 19 anni, non ero una 13enne, 14enne, e purtroppo ho iniziato tardi, se vedevo qualche grande giocatrice venire da noi, cioè rimanevo, non sapevo nuotare, mi mettevo sotto a spiare quegli occhialini per come si poteva nuotare diversamente, avevo sete di apprendere. Invece adesso noto un po' di così, come se loro sapessero già cosa devono fare, cosa non devono fare, e se tu provi a dire qualcosa si sentono offese, come se le stessi riprendendo, non capendo che invece devi parlare, perché devi unirti, devi confrontarti. E questo purtroppo mi dispiace molto, lo vedo da parecchi anni. Poi magari verso i 22, 23, 25 anni cambiano atteggiamento, ma la fascia di età più giovane è un pochino più permalosa, diciamola così, permalosa e presuntuosa, tutte e due. parlando, però è un parlare che è come se ti dovessi giustificare di quello che tu gli stai dicendo, e quindi un po' perdi tempo, nel senso che Simona per esempio è molto brava nel dialogo con tutti, lei trasmette una carica importante,
A volte invece io mi arrabbio perché dico guarda questa, ma perché anziché ascoltare dobbiamo stare lì a prenderla sempre con tutte le accortezze, perché se no si offende, perché se no non si offende. Poi un po' in Sardegna è così, e non so nel resto d'Italia se le ragazze siano... Però sì, parlando e dicendo ragazzi, ve lo stiamo dicendo per il vostro bene, cercate di capirlo, così come fai i propri figli, che li prendi, non devi fare così, ma io voglio fare, te lo sto dicendo per il tuo bene, non per il tuo male, quando sarai grande lo capirai, solo parlando. Però certo, ci vuole impegno anche lì, è un altro lavoro quello che dico io. È stato un anno difficilissimo, forse il peggiore di tutti questi qua che abbiamo vissuto, perché senza che ripetiamo, che ci ripetiamo, ovviamente dopo questo periodo quello che è accaduto, come insomma ha stroncato diverse strutture, squadre, a noi che lo è successo proprio in pieno, perché abbiamo perso sia la struttura dove allenarci e sia si è quasi dimezzata la squadra, abbiamo perso proprio giocatrici importanti che facevano parte della rosa. Per cui ci siamo ritrovate veramente con giovani che si approcciavano per la prima volta nella pallanuoto e con uno spazio ridottissimo dove allenarci. Quindi un campionato proprio portato avanti veramente faticosamente. Adesso ci aspettiamo cosa? Di chiuderlo ovviamente nel miglior dei modi. Ci auguriamo, nonostante tutto, di fare un ultimo sforzo e mettendocela tutta, di riuscire ovviamente a salvarci in questi playout e almeno conservare il titolo di questa società che per anni ha militato in questa serie, e poi ovviamente fare un punto e a capo poi con la nuova stagione e cercare assolutamente di non ripetere mai più un anno del genere, perché è stato veramente difficile. Ce la dobbiamo fare. Non la voglio contemplare la retrocessione. Sono qua per quello, se non me ne sarei stata a casa. Voglio salvarci, voglio a tutti i costi salvarci. Quindi ce la dobbiamo fare. Quindi se vediamo noi grandi, noi più esperte, che ci sarà una difficoltà nelle più giovani, dobbiamo dare non il 100%, il 120%. Dobbiamo fare i salti mortali, da fare. Ci sono delle situazioni in cui è richiesto più impegno. Non parlo del futuro, mi dispiace, parlo solo del presente, vivo il presente. Questo è il mio motto di vita, per cui il punto a capo ci penso a settembre. Ora non mi voglio concentrare sul futuro perché non mi vivrei bene questo presente. Possono succedere tante cose, ecco, ho comunque progetti nella mia mente, perché anche io prima o poi, diciamo, se prendo l'esempio di Sara, ho finito, perché non smetterò mai di giocare, però piano piano anche io dovrò, insomma, approcciarmi a rimanere anche nell'ambiente, perché l'adoro, però, insomma, cominciare a pensare di smettere di fare mamma chioccia, magari di aiutare la squadra in qualche altro modo, o comunque, insomma, vedremo, ecco. Vedremo un po', perché la voglia di trasmettere è ancora tanta, però troveremo il modo giusto per continuare ovviamente a cercare di dare il massimo in questo sport bellissimo che amiamo. Mi pare dalle tue parole che non ci sarà un punto a capo, ma sarà una virgola, e quindi bravo. Andrà esatto, avanti ancora un po'. Ok. Io... smetto l'anno prossimo. Ah, non lo dire, non puoi dirlo, non lo devi dire. Non lo so, io mi auguro che ci sia un ricambio generazionale, arrivi un altro portiere ventenne che insomma abbassi un po' l'età anagrafica. Vorrei essere di supporto sicuramente, continuerò ad andare in piscina, perché sono andata con la pancia fino a 8 mesi, no? Anzi, fino al giorno prima di partorire. Quindi insomma continuerò a esserci se la società mi vorrà, però mi auguro non come unico portiere. È un invito. Mi auguro che le giovani crescano e che torni qualche portiere, insomma, ventenne, in modo tale che io mi possa un po' riposare, magari guardare da fuori, dare qualche indicazione da fuori, come doveva essere poi l'anno scorso. Poi invece col Covid è successo questo. Io dovevo esserci, ma come aiutante portieri, diciamo, non come, come titolare a tutte le partite, 4 tempi su 4. E quindi vediamo questa situazione sanitaria cosa ci riserverà, e se tornerà
qualcuno a giocare. Diciamo che poi quando ha visto che insomma doveva lasciare, poi ha visto che io, nonostante la stagione l'anno scorso interrotta, sono tornata, ha detto: non ti posso lasciare sola, ok, allora gioco anche quest'anno, di' la verità. Perché questa mi frega ogni anno, ci sono anch'io, anche coi master, noi facciamo anche gli italiani master, e quindi un disastro, non si smette mai. Quindi il vostro è proprio un rapporto, cioè, simbiotico, anche in acqua, vi capite al volo? Sì, ci capiamo molto, sì. Sorelle. Pensa che una volta nei master io ho giocato in attacco, lei mi ha fatto un assist, io controfuga, gol, ho fatto ricevere un contropiede da testa, me lo metto in cornice. Siamo là buttate nella casetta, io ho tirato un rigore, l'ho segnato, mi sono fatta una controfuga con un assist di Abate, oppure segnato. Quella è una delle cose da mettere nelle cose più belle della mia vita pallanuotistica, eh. Avere la possibilità di continuare a giocare anche con i master finché si potrà, e divertirsi nello sport. Perché divertirsi, quello che a volte manca, perché poi quando ci sono le sconfitte, quando ci sono problemi, alla fine ti diverti poco, quindi veramente è solo la passione interna, il fuoco che hai dentro che ti porta avanti, ad andare avanti nelle cose, però il divertimento, quello puro, che quando non c'è bisogno poi di vincere, è proprio una questione di giocare bene, giocare insieme, tutti insieme, allora là ti diverti molto. Non si smette mai di sognare, quindi... sicuramente anche nella mia idea c'è, cioè, che comunque la pallanuoto deve far parte della mia vita, quindi ancora, per cui sicuramente sto progettando altre soddisfazioni in qualche modo da prendere. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, focus appunto sulla 2 femminile, magari racconteremo poi come andranno le semifinali e le finali, insomma quale sarà la squadra che avrà il privilegio di poter l'anno prossimo giocare in Serie A insieme alle altre squadre appunto che quest'anno hanno disputato questo campionato. Proveremo insomma magari a raccontare anche nuove storie di nuovi protagonisti. Ciao!